Sfruttiamo ancora l'intervista registrata sabato pomeriggio con il patrono del Crotone Gianni Vrenna. La Serie B è un campionato importantissimo. Quest'anno con Livorno, Siena e Atalanta, per quello che si legge sui giornali e per quello che i siti specializzati ci raccontano... Torino. Stavi dicendo, Gianni? Torino. Ah, il Torino, bravo, bravo, il Torino anche, e forse anche la Regina, sarà ancora un campionato che il Crotone potrà recitare lo stesso ruolo, questo ce l'auguriamo che abbiamo recitato l'anno scorso. Oddio, ripetere il campionato dell'anno scorso sarà molto difficile. Ma ecco, ti chiedo il perché, per quale motivo? Perché molte volte nei campionati si combaciano molte, no? Molte combinazioni. L'anno scorso siamo partiti in sordina, poi abbiamo avuto la forza di rialzarci, avevamo un ottimo allenatore, avevamo ottimi ragazzi che praticamente hanno trovato poi gli stimoli giusti per uscire fuori da una situazione critica. Spero che quest'anno si parti con la stessa umiltà, nel senso anche quelli che rimangono, che hanno fatto un gran campionato l'anno scorso, partino con la stessa umiltà. L'obiettivo del Crotone deve essere innanzitutto la salvezza, perché la Serie B in questa città voglio dire, no, è un patrimonio da salvaguardare, è un patrimonio importante. Sono d'accordissimo, perché domenica dopo domenica abbiamo i riflettori nazionali sulla nostra città, finalmente un aspetto positivo che può essere raccontato della nostra città. Di stare vicino a questa società, stare vicino a questa squadra, perché è un patrimonio non solo diciamo nostro, ma un patrimonio dell'intera città. Quest'anno siamo stati la prima squadra della Calabria e questo è un motivo di grande orgoglio. Voglio dire, riuscire a recitare il ruolo dei protagonisti in Serie B è una cosa, secondo me, per questa città che io vedo, la vedo malata, è un motivo d'orgoglio, deve essere di rivalsa anche sotto ulteriori aspetti, voglio dire. E quindi io faccio un appello alla città, ai tifosi, di stare vicino a questa squadra e fare l'abbonamento, che voglio dire, per noi è anche, no? È importantissimo fare meglio durante il calciomercato, e noi da parte nostra ce la metteremo tutto per allestire una squadra che possa mantenere questa categoria. Perfetto, siamo alla fine di questa breve intervista telefonica. Allora, alcuni siti specializzati vorrebbero il Crotone dopo la partenza di Cofì vicino ad Eramo o della Sampdoria. Questo risponde a verità? Sì, questo risponde a verità. Abbiamo già parlato sia col procuratore del ragazzo che con la Sampdoria. Settimana prossima dovremmo definire l'accordo con questo calciatore. Lo so che tu sei interessante, che l'anno scorso ha fatto un gran campionato di C1 con un ex allenatore, un ex nostro calciatore che era Cevoli. Sì. Per cui un giocatore che è la Sampdoria tiene come osservato speciale, vedremo se riusciamo a prendere un prestito col diritto di scalzo della metà. Perfetto, lo so che tu sei sempre restivo a far nomi. Chiudiamo con la fatidica domanda da 1 milione di euro. Principalmente in questa ultima parte di mercato, su chi sono puntati gli occhi? Se vuoi fare qualche nome, se no accettiamo lo stesso la tua risposta. No, voglio dire, come dicevo prima, noi abbiamo la possibilità di poter scegliere. Questo è un fattore molto positivo, questo. Sì, perché voglio dire, la nostra rosa non è rispetto alle altre società, per cui potrei fare dei nomi che poi eventualmente potrebbero essere smentiti da altri. Io dico della settimana prossima, sono a vostra completa disposizione da mercoledì per potervi dare qualche nominativo in cui praticamente c'è la possibilità che possa venire il Crotone. Perfetto, grazie, ringraziamo Gianni Vrenna, patron dell'FC Crotone, a risentirci quindi da mercoledì. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Grazie.